Ciao a tutti e bentornati a Robe da Cap. Oggi per il mondo delle api vi voglio parlare di come il miele arriva sulle vostre tavole, anzi addirittura come arriva dentro ai barattoletti che voi comprate. In pratica il passaggio che si ha dall'arnia alla vostra bocca e questa lavorazione prende il nome di smielatura. Attenzione, ciò che io ho fatto in questo video per voi è a titolo dimostrativo. È ovvio che laboratori più grandi che fanno come mestiere proprio la lavorazione del miele hanno attrezzature diverse da quelle che vedrete, molto più sofisticate, molto più tecnologiche. Io, essendo un hobbista, diciamo che questo video dimostrativo e informativo l'ho fatto alla buona, con i mezzi che uno ha. La cosa che mi interessava farvi vedere comunque sono tutti i passaggi che si hanno indipendentemente dall'attrezzatura che si ha. Curiosi? Beh, allora non vi resta che iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Che aspettate? Guarda, lì sotto ci sta un pulsantino con la scritta iscriviti. Ecco, premilo. Fatto? Ok. E allora non ti resta che guardare questo video. Buona visione! Questo che vedete qui è il classico telaino da melario. In pratica cosa succede? Scusate, prima o poi dovrò comprarmi una GoPro. Le api stipano il miele in queste cellette, come voi potete ben vedere, e poi attraverso la ventilazione tolgono l'umidità. Una volta che l'umidità è completamente tolta, cosa fanno? Con la cera fanno il tappo. Questi che voi vedete sono tutti i tappi di cera. Sotto abbiamo il miele, vedete? Vedete? Basta aprire un pochettino e si vede il miele. Questo vuol dire che il miele non è umido. Diciamo, quando è al 70% di chiusura, questo è il 100%, si può iniziare a smielare. Ora, in questa maniera però non è possibile farlo, in quanto se noi la mettessimo nella centrifuga o nello smielatore non uscirebbe nulla, quindi dobbiamo rimuovere tutto questo tappo. E come si fa? Ora vi faccio vedere in maniera molto semplice. Vai. Ecco, un coltello andiamo a tagliare il telaino. Ecco, vi faccio vedere un attimo com'è. Ecco qua, vedete tutto il miele che si trova di sotto a questo tappo. La fase successiva è terminarla sia da una parte che dall'altra e metterlo nello smielatore e poter estrarre attraverso la forza centrifuga tutto il miele. Una volta messi i telaini all'interno vengono fatti centrifugare, sicché che il miele viene addosso alla parete in acciaio inox dello smielatore. Ecco, come potete vedere, dopo la centrifuga il telaino è completamente svuotato di tutto il miele che avete visto prima. Questo che ora vedete scendere è il miele appena centrifugato e, come potete ben vedere, c'è molta presenza ancora di cera che attraverso lo stadio successivo andremo a filtrare. Ecco, travasiamo il miele all'interno del filtro. Io uso un doppio filtro con un sacco per filtrare in pratica le impurità dal miele. Quello che vedete in fondo
è il miele filtrato dalle impurità, che possono essere la cera o anche resti di piccole api che sono rimaste nel melario. Ecco, questa che vedete è la cera degli opercoli, e durante la centrifugazione si è rotta e è andata nel miele. Presso questo pastino abbiamo filtrato il miele. Ed ecco il miele che viene invasettato. Vedete quanto è liquido. Non ho un dosatore, però. Ed ecco il vasetto di miele, come vedete, bello giallo, denso, naturale. È un miele mille fiori e che dirvi, buon appetito!